Ben ritrovati con la rassegna stampa, questa è la seconda edizione di oggi, in studio con voi Rosario Moreno. Salario minimo, più letti in ospedale e più asili nido, le linee guida del governo su come usare il Recovery Fund. Il documento è stato trasmesso al Parlamento nelle scorse ore. Tra le novità ci sono investimenti per la diffusione del fascicolo elettronico per i pazienti, il cablaggio in fibra ottica delle scuole e la creazione dell'identità digitale unica per cittadini e imprese. Tutto a patto che vengano rispettati i criteri stringenti di ammissibilità alle risorse e che il piano sia accompagnato da un percorso di rientro del debito. Confermata la centralità del Family Act, raccordato alla riforma dell'IRPEF e quindi del Piano Sud 2030. Lotta al virus, lavoro, clima, diritti, pilastri di von der Leyen. Con Conte, vertice sulla sanità in Italia, migranti, aboliremo il sistema Dublino. Da una parte l'economia e le misure per il rilancio, dell'altra situazione sanitaria. Su tutto il Covid, che condizionerà le politiche comunitarie in ogni settore, appunto. Nel primo discorso sullo stato dell'Unione dopo la pandemia, il programma e gli auspici della Presidente della Commissione, che pone come pilastro della ripartenza il Green Deal e il taglio delle emissioni al 55% entro il 2030. Ma non dimentica anche lo Stato di diritto, la lotta al razzismo e la difesa dei diritti degli omosessuali. L'odio è odio, ha detto, e nessuno dovrebbe sopportarlo. Congresso USA, errori, inganni e mancati controlli dietro i due disastri del Boeing 737 Max. Un dettagliato rapporto, frutto di 17 mesi di indagine, inchioda il colosso statunitense dei cieli. Difetti nascosti, malfunzionamenti e test abbreviati per inseguire Airbus alla base dei disastri del modello 737 Max, appunto, che hanno causato 346 vittime. Lucia Azzolino, la Lega ha depositato in Senato la mozione di sfiducia contro la ministra dell'Istruzione. Dopo gli annunci del leader del Carroccio, insomma, oggi il testo ufficiale è stato consegnato a Palazzo Madama e si attende la calendarizzazione. Gestione disastrosa, scrivono, appunto, e si legge nel documento. Il Dem Marcucci dice e tifano per il disastro. Anche il capogruppo 5 Stelle Perilli difende la ministra e dice intento strumentale e propagandistico. Scuola, Prodi ai media dice nel 90% dei casi è stato tutto normale, perché dare attenzione solo all'1% dove ci sono stati problemi? L'ex premier è intervenuta a margine di una videoconferenza per l'inaugurazione del nuovo campus della Bologna Business School e ha lanciato un appello anche ai sindacati. Non cominciamo a fare tensioni in questo momento in cui il Paese deve recuperare la scuola, ha detto. Latina, tutti gli agenti, anche segreti, al servizio dell'imprenditore. Nell'intercettazione si sente che dicono dobbiamo incontrare i nostri protettori. Luciano Iannotta, secondo il GIP di Latina, aveva uno spessore criminale tale da essere capace di piegare a suo favore anche appartenenti dell'Agenzia di Informazione per la Sicurezza Interna, che però allo Stato non sono stati identificati, in poche parole. Il giudice sui carabinieri dice non hanno avuto scrupolo a mettersi a disposizione. Bene, cari amici, con questo è tutto. Termina qui questa seconda edizione di oggi della Rassegna Stampa. In studio con voi Rosario Moreno. Buon proseguimento con la programmazione.